sono destinate a scomparire o comunque ad essere modificate le storiche bacheche installate fuori dagli esercizi commerciali di Corso Umberto a Modica per esporre la merce in vendita. Alcuni negozianti hanno infatti ricevuto dal comune un'ingiunzione di pagamento di circa 51 euro per aver installato abusivamente le bacheche nelle pareti degli edifici dei negozi lungo il centro storico. Oltre alla multa, anche un provvedimento rivolto a sollecitare la rimozione o l'adeguamento a norma di legge entro 15 giorni. I commercianti si dichiarano sorpresi e non sanno quali cambiamenti devono apportare per modificare le dimensioni e il materiale delle bacheche. Io ci sono da 20 anni, la bacheca c'è molto prima, quindi non lo so che cosa è successo, ci sarà qualche cosa. La cosa grave ora è che l'ingiunzione di demolizione danno 10 giorni di tempo, perché anche se uno si vuole mettere a regola, in 10 giorni al comune non si muove neanche per mettere un timbro. La motivazione che vi hanno dato per togliere queste bacheche qual è stata? Non ci hanno dato nessuna motivazione in realtà, cioè, c'è arrivato solo un foglio, cioè, c'è arrivato prima una multa e poi c'è arrivato questo foglio in cui ci dicevano di dover toglierle, ecco, e basta. All'origine del provvedimento del Comune, secondo quanto raccontato dai commercianti, pare ci sia la denuncia alla Procura della Repubblica di un residente di Corso Umberto che ha lamentato l'installazione di alcune bacheche vicino alla sua abitazione. Però ho saputo che tutto questo è nato perché c'è una beca fra un proprietario di case, un muro, un altro che ha spostato altre bacheche abusive, insomma, c'è una denuncia alla Procura, questo è quello che risulta e ci stiamo interessando per metterci in regola con queste cose, insomma. La maggior parte dei negozianti ha già provveduto a pagare la multa. L'amministrazione ha dato altri 90 giorni di tempo agli esercizi commerciali per adeguare le vetrine a norma di legge.